Buongiorno a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con la prevenzione. Sono la dottoressa Marras e oggi ho il piacere di ospitare la gentilissima signora Chiara. Salve, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo questa giovane ragazza che ci racconterà come la sua esperienza con le droghe l'abbia segnata già a partire dall'adolescenza e come l'abbia poi accompagnata nel suo ruolo di moglie e poi di madre. Speriamo che questa testimonianza possa essere utile a tutti quelli che ci ascoltano per capire più da vicino cosa c'è dietro le storie dei nostri pazienti, perché a volte si pensa che la droga influisca solo a livello del corpo e a livello delle sensazioni delle persone che usano queste sostanze, ma in realtà non è così, ma vanno a influire anche le relazioni interpersonali, le relazioni familiari, quindi è giusto che la testimonianza di Chiara ci apra un po' gli occhi su un mondo che a 360 gradi si ripercuote sulla vita di un individuo. Lascerei la parola a Chiara. Buongiorno Chiara, ben arrivata con noi. Ha voglia di raccontarci come è arrivata qui al CUFRAD? Sì, allora io sono arrivata qui al CUFRAD grazie ai miei genitori e ai miei familiari, a mia madre, mio padre e miei fratelli. E all'inizio era un po' turbante a venire, non volevo venire perché per me era la prima volta che facevo un percorso del genere. Non mi era mai capitato. Cosa si aspettava da un percorso comunitario? Cosa aveva in mente lei come percorso comunitario non avendo una conoscenza diretta di questo ambiente? Pensavo che fosse una cosa più lavorativa, più con più cose dove lavorare, più padronanze. Invece no, alla fine è molto buona come esperienza, a me ha aiutato molto. Quindi lei si aspettava qualcosa che dal primo momento non la facesse pensare ma la mettesse all'opera. Invece qui ha trovato un ambiente un po' diverso dove l'abbiamo invitata a pensare, l'abbiamo invitata a riflettere su quella che è la sua esperienza. Quando è incominciata la sua storia con la droga? La mia storia con la droga è cominciata verso i 15 anni, quando per uno stupido gioco il mio primo ragazzo mise una striscia e io le dissi: se la dai tu la do anche io. Lui non ci credebbe, invece alla fine ho iniziato il mio percorso di tossicodipendenza. Signori, avete sentito, Chiara ci diceva 15 anni, un'età molto, molto precoce rispetto a quello che magari i nostri genitori, i nostri nonni potevano fare a 15 anni. Questo ci dimostra che il problema delle dipendenze è un problema che riguarda un po' tutte le fasce di età. E in questo caso è nato per una scommessa, quindi proprio richiama un po' la spensieratezza di quell'età dove non sempre i ragazzi sono ancora pronti ad affrontare il mondo e a volte lo fanno con leggerezza. Questo è un punto importante. Vediamo come poi la storia di Chiara ha proseguito. La mia storia ha proseguito che dopo tanti anni che ero con lui, dopo botte, minacce, ho dovuto lasciarlo per poi continuare a vivere una vita normale. Poi ho conosciuto un altro ragazzo con cui sono stata quasi 6 anni e da lì è iniziato il mio percorso di tossicodipendente proprio a uffa, proprio molto. Ho iniziato con la cocaina, con l'alcol, con il gioco d'azzardo e poi ho ricontinuato con la cocaina fino a che non ce l'ho più fatta, ho dovuto lasciare il mio ragazzo perché siamo arrivati ad un punto dove non c'era più via d'uscita. Avevamo fatto tanti buffi, tanti debiti, quindi con l'aiuto sempre di mio padre e della mamma di questo ragazzo siamo riusciti
a levarci questi debiti, a lasciarci e boom. Quindi la sua famiglia a quell'epoca era informata di quello che era il suo stile di vita? No, ancora no. Non l'avevo ancora detto che era per la cocaina, sapevano che era per il gioco d'azzardo. Che timore c'era a confidarsi con i suoi genitori? Delusione. Comunque vengo da una famiglia, diciamo che mio padre ha 72 anni, quindi è un po' alle vecchie maniere. Mia madre 64 e peggio di mio padre. E quindi lì per lì non ho detto nulla. Ci diceva però all'inizio, Chiara, che lei è arrivata al CUFRAD grazie all'aiuto dei suoi familiari. Quindi ad un certo punto della storia, Chiara, mi sembra di capire che invece i suoi genitori siano stati più coinvolti. Cos'altro è successo? È successo che ho chiesto aiuto a mio padre per dei soldi e mio padre ha chiamato i miei fratelli e i miei fratelli gli hanno detto: se lei vuole aiuto, lei deve ricevere aiuto anche da noi e deve aiutarsi, quindi portiamola. Ho iniziato un percorso al CERT con cui mi ha portato in questa comunità, al CUFRAD. Quindi possiamo dire che quando lei è arrivata non ci fosse chissà quale motivazione? Per me no, poi non volevo neanche venire. Poi un giorno guardandomi e guardando i miei figli ho detto: ma forse è una cosa per uscire di nuovo da questo tunnel. Perché dopo che mio marito è andato via di casa sono caduta di nuovo dentro a un baratro oscuro. Quindi anche una delusione emotiva ha influito ad alimentare la sua dipendenza? Sì, molto. Ha influito molto perché lui era il perno per la mia famiglia, per me. Avevo creato una mia cosa e questo ha scaturito un insieme di bugie, di cattiverie e sono caduta nel profondo e come madre non me lo potevo permettere. A dicembre quindi Chiara arriva al CUFRAD, ci diceva che non avendo esperienze credeva di allontanarsi da casa per dedicarsi a tutt'altro e invece si è ritrovata a parlare dei suoi problemi. Come sono stati i primi mesi? Beh, il primo mese è molto duro. Comunque io sono una persona molto irritabile, irascibile, non penso alle cose e non mi sono trovata bene né con me stessa né con gli operatori. Mi sono rinchiusa dentro di me e succedeva quello che la mia malattia fa succedere. Purtroppo sono affetta da bipolarismo e questa cosa mi fa male a me e agli altri. Per chi ci ascolta da casa, vi ricordiamo che il disturbo bipolare è un disturbo dell'umore che compromette la vita quotidiana del paziente, perché c'è questo alternarsi di toni timici differenti che vanno dalla depressione all'ipomaniacalità e in queste fasi il paziente non è pienamente in sé, nelle fasi depressive perde interesse per quelli che sono tutti gli ambiti della vita, compresa la pulizia, compreso badare i figli, comprese tutte quelle attività quotidiane. Nelle fasi ipomaniacali invece abbiamo l'eccesso opposto, in cui c'è un aumento della produzione verbale, un aumento della libido sessuale, un aumento di tutti tutte quelle componenti della vita quotidiana che rendono l'individuo essere umano.
Chiara appunto ci diceva che lei sovente aveva di questi episodi, passava da rinchiudersi in se stessa e lasciar perdere tutto a fasi in cui era particolarmente espansiva. Sì, e purtroppo mi ha portato ad avere problemi anche nel gruppo, litigi, molte discussioni, però poi piano piano con l'aiuto degli operatori e con l'aiuto dei dottori e degli psichiatri sono riuscita ad avere una terapia stabile e piano piano questi disturbi stanno calando. Ci sono stati dei momenti in cui ha pensato di lasciare tutto, di lasciare il percorso appena intrapreso? Sì, a febbraio ho preso le valigie e sono andata via. Tornata? È tornata a casa? Sì, sono tornata a casa, ma subito dopo aver preso il treno ho cominciato a chiamare voi. E con il vostro aiuto e con il vostro, come posso dire, Sentita supportata sì, dalla mi mamma. avete supportato molto e vi ringrazio. E sono tornata dopo 2 giorni. Cosa l'ha spinta a tornare, oltre il fatto appunto di esserci sentiti con costanza? È successo qualcosa a casa? È successo che mentre preparavo mio figlio per andare a scuola, dopo un anno e mezzo che non lo facevo perché usufruivo di sostanze fino al mattino, mio figlio mi disse: "Mamma, tu sei guarita, non farai più del male, non litigherai più con nonno e nonna e con papà." E lì sentirsi dire delle parole del genere da un bambino di 4 anni è dura. Prima di queste parole di suo figlio, lei si era mai accorta dei suoi comportamenti all'interno del nucleo familiare? Me ne ero accorta, ma non me ne fregava nulla, perché la tossicodipendenza per me ormai aveva preso l'avvio. E quindi Chiara, con la consapevolezza datagli dal figlio, è tornata al CUFRAD ed è tornata con una marcia in più, proprio legata ai legami familiari che in qualche modo è riuscita a riallacciare. Chiara, il suo rientro al CUFRAD rispetto al primo ingresso, come è andato? Benissimo, sono stata felicissima di tornare, non vedevo l'ora di rimettere i piedi dentro queste mura, anche perché devo ringraziare voi se in questo momento sono cambiata, sono io, sono la vera Chiara. Chiara ci dice che è cambiata. Sono un po' curiosa di sapere in cosa Chiara è cambiata. Chiara adesso aspetta, Chiara adesso pensa prima di parlare, Chiara adesso ascolta, Chiara non parla più sopra gli altri, Chiara sta guarendo, non è guarita definitivamente, ma sta per guarire. Quali sono stati gli strumenti, le esperienze fatte all'interno della struttura che più di tutti sente che le sono serviti per riprendere consapevolezza di se stessa? Vedere gli altri ragazzi nuovi entrare, mi sono sentita simile a loro, ho visto me stessa in loro e quindi ho deciso di darci un taglio e di proseguire per il mio percorso per me stessa e per i miei figli, perché comunque sono loro la mia vita. Durante la giornata ci sono delle attività che più di altro la appassionano e le danno la voglia di continuare questo percorso? Sì, ci sono le sintesi, c'è il teatro, ci sono i temi che facciamo ogni giorno, ci sono molte cose, ci sono i film che guardiamo per fare lo spettacolo. Oggi apposta, proprio oggi ne abbiamo visto uno per lo spettacolo che si terrà il 30.
e ci stanno molte cose belle che si possono fare e che nella vita devi saper fare. Chiara ci parlava di questi spettacoli. Per chi non conosce la nostra realtà, ci tenevo a sottolineare che le rappresentazioni teatrali ci servono per metterci in gioco di fronte al gruppo, per prendere coscienza di lati di noi che magari non conosciamo o che magari abbiamo sottovalutato. Questo permette di, abbassare un po' le barriere, quelle barriere che a volte non ci permettono di entrare in contatto con l'altro nel modo più autentico. Il teatro invece ci permette di guardarci dall'esterno, di metterci in gioco nel ruolo di qualcun altro e questo facilita la comunicazione anche non verbale, perché una volta fatta la rappresentazione teatrale viene riguardata in gruppo con tutti i compagni e si osserva proprio non solo il verbale, ma anche il movimento, la gestualità, e questo aiuta i nostri ospiti a vedersi dall'esterno, cosa che a casa non riuscivano a fare. Anzi, piuttosto spesso capitava di sentirsi etichettati, giudicati, come Chiara stessa ci diceva, io non parlavo con la mia famiglia per paura di deluderli. Sì, ma tuttora sono così, non parlo neanche ora molto, neanche con i miei compagni, però, ma perché mi sento, ho paura che loro parlino di me, anche se comunque se stiamo qui siamo tutti nella stessa barca. Da quest'ultima affermazione e da anche la stessa dichiarazione di Chiara di prima è evidente che ci saranno ancora de degli ambiti su cui lavorare e uno di questo è l'autostima. Lei ha ancora voglia di mettersi in gioco? Io avrò sempre voglia di mettermi in gioco finché starò qui, finché avrò dei bambini piccoli, finché avrò la forza di farlo. Quindi lei è qui per combattere non solo per se stessa, ma anche per la sua famiglia. Devo combattere soprattutto per loro, perché se non fosse stato per loro non sarei qui adesso. La sua esperienza ci fa capire che appunto si può iniziare ad avere problemi con le droghe, con l'alcol in giovane età. C'è qualcosa che si vuole, che vorrebbe dire anche da mamma a chi ci ascolta da casa? Non fate questi errori, sono errori che vi porterete dietro per tutta la vita. Purtroppo io per un anno e mezzo non ho potuto, non ho voluto fare la madre, non ho potuto perché avrei potuto farlo, ma non ho voluto perché la droga è più forte, ma noi siamo più forti di loro, perché la tossicodipendenza è una malattia che si può curare. Saremo tossici a vita, perché perlomeno per me sarò tossica a vita perché l'ho fatto. Il pensiero ti andrà sempre là, i pensieri ci saranno sempre. Ma se posso darvi un consiglio, non usate quella via perché è la via più sbagliata che potreste prendere. Prima di chiudere, volevo chiedere a Chiara ancora un'ultima cosa. Ci sono dei campanelli d'allarme, secondo lei, a cui bisogna prestare attenzione per riuscire a riconoscere di avere un problema? Qualcosa che magari i genitori possono sottovalutare, lei che è stata prima di tutto figlia e ha cercato di nascondere ai suoi genitori, potrebbe le è sembrato, magari no. Sì, i campanelli d'allarme ci sono stati, ci sono tuttora perché mia madre tuttora a 31 anni mi bacchetta, mi fa, e quelli ci saranno sempre. Sua madre la bacchetta, che rapporto aveva con sua mamma all'epoca e che rapporto ha adesso? Con mia mamma non ho un buon rapporto, non, forse siamo molto simili da quello che dicono, ma non è stata una madre materna, perché ha dovuto sempre fare, da come dice lei, il padre. E io ho più un debole per mio padre,
Mio padre, che lui è quello che è mancato, mancava sempre, però quando c'era, c'era. Cioè, se ti dà un abbraccio te lo dà, se ti dà un bacio te lo dà. Mia madre invece è stata quella sempre più restia. E non so come definirlo. Ci sembra di capire che anche dal sorriso che ci ha fatto appena nominato il papà, che il papà lei lo viva in maniera positiva, invece la mamma la consideri un pochettino più anaffettiva. Nella sua famiglia ci sono altre figure di riferimento? Ci sono mio fratello Simone e mio fratello Valerio. Con Valerio è il più grande e Simone è quello mezzano. Con loro che tipo di rapporto ha avuto in passato e che tipo di rapporto ha adesso? All'inizio con Valerio non era un buon rapporto. Abbiamo iniziato insieme dopo che lui aveva saputo che io avevo fatto uso, abbiamo fatto uso insieme. Poi lui, purello, mi chiese scusa, si è rivolto a Dio, infatti adesso ha una famiglia neocatecumenale e Dio l'ha aiutato. Invece con mio fratello Simone è più un'anima gemella. Il mio mantra è la mia vita. Non so se anche voi da casa avete visto come Chiara si illumina a parlare della sua famiglia. Questo ci fa capire che è importante per aiutare le persone che sono in difficoltà il sostegno di chi ci vuole bene. Io chiuderei con questa bella immagine di Chiara sorridente e la ringrazierei per il contributo che ci ha offerto oggi. Grazie Chiara. Grazie a voi.